stata una prova di qualifica per Puledri, in questo caso Puledri di 2 anni, con l'Uno Sari KG della scuderia della Brothers, allenata e guidata da Salvatore De Lorenzo, con il 2 Samara della scuderia MG&C, allenata da Mauro Baroncini e guidata da Tommaso Di Lorenzo, con il 3 Svetlain Ronco della scuderia Plaun Dalei, allenata e guidata da Marco Guzzinati, con il 4 Sine Semper del signor Luciano Cirelli, allenata e guidata da Davide Nuti. Ragguaglio da effettuare 1.25 o migliore al chilometro, tempo massimo a disposizione 2.08.8. È l'ultima prova di qualifica che si disputi a Torino in questo 2013 per questa 92esima e ultima riunione dell'anno, il prosieguo del calendario ippico torinese per quello che riguarda il 2014. Al momento, la data di oggi, 28 dicembre, non vede assegnata alcuna giornata a gennaio, ma non è detto che non si riparta proprio nel primo mese dell'anno. Oggi potremmo dire che il giorno di Capodanno è certo il quinte a Bologna con i 15 dichiarati partenti, così come è certo che per quello che riguarda il 2014 occorrerà attendere la riunione programmata al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per il 9 di gennaio e attendere soprattutto la circolare di programmazione che detterà le regole per l'effettuazione delle riunioni sia di trotto che di galoppo con tutti i parametri necessari, dalle prove di qualifica ai parametri necessari per proseguire la carriera agonistica oltre i 10 anni per i maschi e oltre i 7 anni per le femmine. Tutto quello che è attualmente in vigore andrà a scadenza naturale il giorno 31 di dicembre. La circolare era quella di programmazione 2013, primo gennaio, saremo nel 2014. Quindi, ancora sotto i dettami del 2013, 2.08.8 il tempo totale per la media al chilometro di 1.25, questi i parametri da raggiungere perché ottengano la qualifica: Sari KG, Samara, Svetlain Ronco e Sine Semper dall'interno verso l'esterno dietro le ali dell'autostart che sta percorrendo la piegata delle scuderie, con la tarete Svetlain Ronco, un po' titubante Samara che sta sbagliando, giumenta affidata a Tommaso Di Lorenzo. Autostart sulla retta di fronte, resta discosta anche se ora ha preso il trotto Samara. Per il comando Svetlain Ronco avanti a Sari KG. Così parte l'ultima prova di qualifica per Torino 2013 con Svetlain Ronco, scuderia Plaun Dalei, Marco Cuzzinati in sediolo, che qui davanti a Sari KG Salvatore De Lorenzo, in terza Sine Semper Davide Nuti, così le cavalle sulla prima piegata, il lancio in 15 netti, con Svetlain Ronco sempre avanti. Numero 2, Samara, squalificato. Squalificata Samara, che quindi dovrà attendere il 2014 e soprattutto la circolare di programmazione per sapere quale sarà il ragguaglio necessario. Intanto 31.3 il quarto iniziale per Svetlain Ronco avanti a Sari KG e Sine Semper bene intervallate. Svetlain Ronco completa i 600 in 45.7, quindi qualifica ampiamente alla portata della figlia di Ronco, stallone Andoverol. Continua all'avanguardia Svetlain Ronco, in seconda posizione sempre Sari KG. 1.02 netti per gli 800, 37 il secondo parziale, ora diminuisce l'andatura impostata da Svetlain Ronco avanti a Sari KG. Si avvicina anche Sine Semper, sempre in terza posizione. Il completamento del giro in 1.18.9 con Svetlain Ronco sempre al comando. Svetlain Ronco continua avanti a Sari KG. In terza posizione Sine Semper, così si arriva ai tre quarti di miglio in 1.34.5, 32.5 la terza frazione, con Svetlain Ronco sempre avanti a Sari KG, poi Sine Semper in quest'ordine. Le Puledre entrano in addirittura, si arriva a passare i 1.400 in 1.51.3,
Svetla in ronco, avanti a Sari, KG e Sine Semper, come dire, per il momento partite e quasi arrivate. Svetla in ronco, continua all'avanguardia e completa all'avanguardia i 1600 metri in 2.07 netti, quindi qualifica superata presumibilmente anche per Sari KG, vedremo il tempo che sarà assegnato a Sine Semper.